Tecnologia per il mondo Beverage in scena a Beer & Food Attraction con un talk dove si parla di intelligenza artificiale nel nostro podcast Fable Iondini. Dataflow, Gruppo Zucchetti presenta Bollicine Web. Horeca Short News è offerta da Amaro Pratum Biologico, l'innovazione Buonaventura Maschio. Samovar, società Benefit, Travel, Value, Emotion. Buongiorno e bentrovati nel podcast di Horeca Channel Italia, ancora da Beer & Food Attraction a Rimini, ultima giornata di fiera. Il nostro focus è non solo sui prodotti food and beverage, ma anche sui contenuti tecnologici che questa manifestazione mette in mostra, come BB Tech Expo, dove troviamo la più completa offerta di tecnologie, attrezzature e servizi per birre e bevande. E di rivoluzione digitale si è parlato ieri in un talk in Horeca Arena dal titolo Intelligenza artificiale, prove tecniche di futuro per la distribuzione Horeca. Fra gli speaker, Fable Iondini, ecco quanto ci ha detto prima del talk. Buongiorno Giuseppe, a te e ai tuoi podcast ascoltatori. In Horeca Arena presentiamo Grobbo, il digital twin di Italgrob. Si tratta di una piattaforma di intelligenza artificiale che colloca Italgrob ai vertici dell'Europa, perché è la prima federazione che si dota di una piattaforma di intelligenza artificiale. Non solo, attraverso questa piattaforma tutti gli associati Italgrob potranno avere accesso a tutta una serie di informazioni particolari e generiche legate al mondo dell'Horeca. Avremo la possibilità di interrogare Grobbo sui dati di mercato presentati dalle più importanti società di studio del mercato dell'Horeca, ma anche la possibilità di interrogare il gemello su aspetti gestionali, per esempio su cosa si può fare, quali strumenti la supply chain finance mette a disposizione del distributore per smobilizzare i crediti clienti. Ecco, l'intelligenza artificiale è in grado di rispondere anche a domande come queste. Altre novità tecnologiche e digitali in fiera le presenta Dataflow, azienda che fa parte del gruppo Zucchetti. La novità si chiama Bollicine Web ed è un nuovo software gestionale progettato per i grossisti che operano nel settore dei consumi fuori casa, in modo specifico delle bevande. Ce ne parla Giovanna Grassi, Product Manager di Bollicine. Direttore, prima di tutto un saluto a te e ai tuoi ascoltatori e grazie per l'occasione. La scelta operata nell'innovazione del software Bollicine, oggi diventato Bollicine Web, è la testimonianza tangibile dell'impegno costante di Zucchetti nell'anticipare le tendenze tecnologiche e rispondere proattivamente alle necessità dei nostri clienti. Bollicine Web è la terza generazione del nostro prodotto, frutto di una rinnovata progettazione che sfrutta le potenzialità della piattaforma Infinity Zucchetti. Forte dell'esperienza di oltre 40 anni e un ascolto costante di una community che conta oltre 500 clienti nel mercato della distribuzione beverage and food, Bollicine Web rappresenta un importante salto qualitativo, offrendo funzionalità avanzate e garantendo un accesso immediato attraverso il web da qualsiasi dispositivo. Bollicine Web trova anche una sua nuova dimensione nel cloud? Anche la possibilità di implementare Bollicine Web in cloud risponde a una richiesta sempre più diffusa, evidenziando vantaggi fondamentali quali la flessibilità e l'accessibilità ovunque in qualsiasi momento, la scalabilità delle risorse e la sicurezza grazie all'affidabilità di una piattaforma evoluta come quella di Infinity Zucchetti. Non solo un risparmio economico, ma anche un investimento sul futuro. L'integrazione di queste tecnologie avanzate è essenziale per navigare con successo nella transizione digitale, marcando il passo verso la dematerializzazione, la gestione elettronica dei dati e l'apertura di nuovi canali web a uso diretto della propria clientela. Nello stand di Dataflow saranno proposte anche le app BCGO per gestire da parte della forza vendita la presa ordine e il credito, la Jumping Frog per la trasmissione da parte del cliente 24 ore su 24 degli ordini ricorrenti e Geico per registrare il ritiro dei vuoti, i resi pieni, gli incassi e per raccogliere la firma digitale. Non male.
Sì, sì, sarà un mondo Horeca a sempre più alto contenuto tecnologico. Una conferma arriva dalla ricerca Tecnologia in Ristorazione, Scenari e Opportunità effettuata dall'Osservatorio Ristorazione, secondo cui 7 ristoranti su 10 tra quelli interpellati impiegheranno o potenzieranno l'utilizzo nel 2024 di intelligenza artificiale tra chatbot e strumenti generativi di foto e video per proporre contenuti sempre più calibrati sul gusto dei clienti. La rivoluzione è alle porte, anzi, ci siamo già dentro. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto e a domani!